Buonasera siciliani e siciliane e bentrovati. Mentre l'Italia, in particolare la Sicilia, affronta ancora la crisi economica dovuta all'emergenza Covid, e mentre ci sono siciliani che ancora aspettano la cassa integrazione o l'indennità di 600 euro, lo Stato italiano prepara il terreno per tornare alla normalità. L'ARERA, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ha annunciato che dal 1 ottobre le tariffe di elettricità e gas torneranno a salire per eguagliare i prezzi pre-Covid. Per le famiglie ci sarà un incremento del 15% 6,6% per la luce e dell'11,4% per il gas. E si fanno già i calcoli di quanto questo incremento peserà alle tasche delle famiglie. L'Unione Nazionale Consumatori sostiene che, così facendo, una famiglia tipo spenderà dal 1 ottobre 2020 al 31 settembre 2021, nell'ipotesi di prezzo costante, 70 euro in più per la luce e 96 euro in più per il gas. Una maggiore spesa complessiva, quindi, pari a 166 euro. E aggiungono che mai da quando ci sono gli aumenti trimestrali stabiliti dall'Authority, ossia dal gennaio 2003, si sono verificati rialzi così elevati. E sarebbe proprio questa famigerata ripartenza che avrebbe portato i prezzi a crescere così tanto. Sono le regole del mercato, direbbe qualcuno. Infatti, sempre l'Unione Nazionale dei Consumatori spiega che l'incremento è causato proprio dalle leggi del mercato. Il crollo dei prezzi registrato nei mercati energetici all'ingrosso nella fase più acuta dell'emergenza Covid, la ripresa dei consumi di energia, che conferma la ripartenza dell'economia in Italia e in Europa, ha portato a un graduale rialzo delle quotazioni. Ecco spiegato tutto. E lo Stato italiano, mentre si vanta ancora di aver aiutato e sostenuto le famiglie, adesso sta consentendo che gli venga inflitta questa batosta. Ma i rincari non si fermano a luce e gas. A Messina, infatti, è polemica sull'incremento della Tari dovuta all'aumento generale del costo della gestione dei rifiuti. I rifiuti, nel 2021, costeranno oltre 48 milioni di euro. Nel 2019 la cifra superava di poco i 46 milioni di euro. Con questo, infatti, dovrà fare i conti il sindaco della città, Cateno De Luca, che tra le tante frizzanti promesse nel dicembre scorso diceva: nel 2021 la Tari sarà ridotta del 30%. De Luca ha fatto male i conti e sembra non essere riuscito nell'intento di abbassare una tassa che, secondo quanto riportato dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, già nel 2019 era classificata al decimo posto in Italia con un costo medio di 419 euro a famiglia. Chiudiamo l'edizione dicendo che domani in tutta la Sicilia si terranno i flash mob Basta Roghi. In tantissime località siciliane colpite dagli incendi si osserverà un minuto di silenzio, così dicono gli organizzatori, per la nostra terra bruciata. Il coordinamento siciliano Salviamo i Boschi invita tutti a vestirsi di bianco con le mani sporche di carbone e a realizzare striscioni con lo slogan Arruspiglia di Sicilia, chidda ca brucia e a to casa. Con questo io chiudo l'edizione di oggi e vi do appuntamento a domani, sempre alle 19.